Per la seconda parte del convegno ci sono le ultime due relazioni, Gloria Ruzzina Zampatti che la farà online perché abita a Genova e poi Monica Masnovi. Grazie, mi sentite? Buongiorno a tutti. Gloria Ruzzina Zampatti, Rosina è il cognome, anche Zampatti è il cognome. Allora, parlerà del Monte dei Pini di Apezzo. Ha conseguito presso l'Università degli Studi di Genova la laurea magistrale in scienze storiche con il titolo Vicine di Val Camonica, una forma di organizzazione della società locale dell'antico regime. Con questa tesi di laurea ha vinto la borsa di studio Mario Nobili nell'annualità 2021. Allora, buongiorno a tutti. Come è stato appunto anticipato, io sono di Genova. Ma ho deciso di intraprendere un lavoro di questo tipo perché sono rimasta veramente molto affascinata da quest'idea di comunità che si può trovare all'interno delle vicinie. Idea appunto di comunità e allo stesso tempo di sussistenza. E questo mi ha portata appunto ad avvicinarmi all'argomento dei Monti di Pietà. E nel caso specifico del paesino di Pezzo, dove ho avuto il piacere di poter addirittura consultare gli interi archivi, si trovano ben due libri redatti appunto dalla vicinia in merito a quello che a Pezzo si può definire più un monte frumentario che un monte di pietà, come ora vedremo. Dunque, appunto, come è stato anticipato da chi mi ha preceduta, quello delle testimonianze è un nodo molto importante da risolvere. E anche in questo caso, infatti, le prime testimonianze sono assenti riguardo appunto al Monte di Pietà. Anche io, infatti, mi sono posta svariate domande su questo, cioè come mai ci troviamo in assenza di documentazione relativa a un organismo di sussistenza che probabilmente esisteva già prima del periodo per cui invece ci restano degli scritti. Dunque, è difficile pensare che documentazione sia stata, come dire, omessa volontariamente. È più facile che non sia stata redatta fin da principio oppure che comunque sia andata perduta. Quello che ci resta e su cui possiamo certamente lavorare sono appunto questi due libri che partono dal 1733 fino al 1809, il primo, e poi successivamente dal 1810 fino al 1855. Approcciando a questi due libri ci si rende conto, appunto, come ho già anticipato, che quello di Pezzo era un monte sui generis, si può dire, perché non era un vero e proprio monte di pietà. I monti di pietà infatti si occupavano tendenzialmente di elargire denaro alla popolazione, mentre invece nel caso del monte di Pezzo, questo monte viene chiamato monte frumentario, monte granitico, perché appunto non si occupava di elargire somme di denaro alla popolazione, bensì biava tendenzialmente grano o comunque cibo. Questo perché ci troviamo all'interno di una micro realtà all'interno della quale evidentemente il denaro giocava un ruolo del tutto marginale. Infatti la popolazione non aveva mire economiche quando si rivolgeva al monte, ma appunto, come ho anticipato all'inizio, la questione era una questione di sussistenza. Infatti i momenti in cui il Monte di Pietà entrava più in gioco erano i momenti di carestia, in cui la popolazione si trovava in grave e seria difficoltà. E per questo appunto il Monte di Pietà elargiva tendenzialmente biava. Un'altra cosa molto interessante da notare all'interno degli scritti è il fatto che inizialmente questo cibo veniva elargito senza che ci fosse bisogno né di un garante
che verrà poi introdotto, e né tantomeno di un pegno. Si chiamano Monti di Pietà e i Monti di Pietà, quando diciamo si studiano nella loro conformazione generale, prevedono sempre l'obbligo di un pegno. Mentre invece in una realtà così piccola come quella del paesino di Pezzo, questo pegno inizialmente manca. Inizialmente manca appunto anche il garante, figura che poi prenderà piede sul finire del Settecento e che risulterà addirittura poi a un certo punto obbligatoria. Infatti si legge, e mi piacerebbe leggere, tanto è una piccola frase, ecco, troviamo appunto specificato: segala non si può dare senza idonea sicurtà, salvo però in caso che si dovesse rinnovarla, oppure anche in caso che perché non si patisca come nel presente anno 1733. Infatti, a partire da questa data, la figura del garante diventerà assolutamente obbligatoria. A partire appunto quindi da questa data, l'unico motivo per cui il grano poteva essere dato senza presentare appunto un garante per sicurtà, come viene specificato in tutti i testi, erano appunto le carestie, che purtroppo erano tendenzialmente, cioè, abbastanza frequenti, ecco. In quel caso solo si poteva quindi procedere senza che qualcuno garantisse che il prestito sarebbe poi appunto stato ricoperto. Approcciando poi invece al secondo libro ci troviamo di fronte a un cambiamento totale. Infatti, a partire dal 1809, già in prima pagina, lo si può leggere appunto in questa prima pagina che state adesso vedendo, viene appunto specificato che a partire da questo momento sarà obbligatorio lasciare in pegno quelli che potevano essere, diciamo, sia oggetti, talvolta erano oggetti in bronzo, monili in oro, ma anche pure si trovano, per esempio, pentole di rame, piuttosto che indumenti o anche tessuti a volte. L'importante era che quello che veniva lasciato andasse a coprire quanto veniva ricevuto dalla persona. Da questo momento, quindi, il monte frumentario si regolarizza, potremmo dire, e in questo modo, come anche tutti gli altri monti frumentari, anche in questa piccola realtà diventa importante essere sicuri che il prestito venga poi restituito. Dunque, un'altra cosa, diciamo, molto interessante che si può leggere all'interno di questi libri, di cui io ho estrapolato varie parti, mi piacerebbe comunque poter andare avanti. È molto interessante anche notare il fatto che chi si occupava della trascrizione lo faceva con estrema solerzia e con estremo impegno. E quindi dunque, ecco, anche questo ente di sussistenza volto proprio al benessere della comunità, veniva preso dai vicini, ovviamente era amministrato totalmente da vicini, e veniva preso dai vicini appunto con grande importanza e con grande senso di appartenenza a questa comunità. E questa è una cosa che io credo sia davvero bella, che penso andrebbe approfondita, dal momento che io, vivendo magari in una realtà più grande, è un qualcosa che non si trova in realtà più grandi, mentre invece all'interno delle vicinie è sempre molto presente questo senso di comunità. E con questo mi fermo, e se ci fossero poi domande, ovviamente me la segnalerà. Grazie.